per una nuova azione d'attacco. Formazione pugliese con Ravelli che passa ora la palla e trova il primo canestro il nuovo acquisto Santiago Rodriguez Dualde, maglia numero 4. Mente Corotto sull'8-2, partito fortissimo anche Capitan Volé, già 5 su 8 i punti per lui dopo la prova non scintillante. E a segnare altri due punti, sono 8 i punti consecutivi del capitano, siamo sul 10-4, adesso 10-7 con la tripla di Rodriguez. Poco 2 su 2 da 3 per Giovanni Bellato, altri 3 punti per Corato, 18-10, 5-30 scarsi al termine del primo quarto. Bari pugliese si fa restituire palla da Rodriguez, si va da Borzillo, Borzillo ancora da Rodriguez, ancora da 3, ancora a segno Santi Rodriguez, continua la sua splendida prestazione fino a qui. Quanta appena trascorsi al termine del secondo quarto, punteggio in perfetta parità al Pallolosito, 34-34. Tanto Bari ancora da 3 punti, ancora con Rodriguez, 36-38. Bari palla in mano con Rodriguez, sfida Vaulè, poi va da Alessandro Ravelli, si torna da Rodriguez, la tripla a segno di Rodriguez, stato almeno 6 o 7 triple finora realizzate dai baresi nel solo secondo quarto. Intanto la manovra della Adria Bari ancora per Rodriguez, gioco a 2 con Borzillo che restituisce palla al suo numero 4 che sullo scadere di 24 va a 8 minuti al termine, meno 4 basket Corato, con Bari che prova a reagire con Borzillo che va da Lupo, Lupo torna da Rodriguez che segna e subisce il fallo, quindi ci sarà gioco potenziale da 3 punti per il numero 4. Gioco di palla recuperata da Corato e intanto c'è lo scippo di Rodriguez, ha altri due tiri liberi perché Corato, come già accaduto nel secondo quarto, è già in bonus. Quando mancano 6 minuti e 40, Bari è ancora in lunetta con Rodriguez, 2 su 2, 5-4, 6-3, e canestro di Santiago Volé, si corre ai ripari in casa Bari, entra pronto sul cubo del cambio numero 3 Marco Ravelli, Corato meno 7, deve difendere ora la formazione di Gattone, invece Rodriguez riesce con una bella penetrazione a anche il tiro da 2 a terra, due giocatori di Corato con Bellato che chiamava un fallo, intanto siamo già dall'altra parte con Rodriguez e per Bari, azione macchinosa e non positiva per Corato, e intanto Rodriguez punisce la difesa di Corato con Rodriguez, finora quasi infallibile, segna il primo libero a sua disposizione, i suoi in questa fase. Altro libero per il numero 4 in maglia Bari che segna 2 su 2, manda Bari avanti 8-6, 8-8. Basket Corato 9-3, 9-0. Bari chiamata a rispondere, Rodriguez da 2 a segno e sono 39 per Santiago Rodriguez.